rammentiamo che una clausola in logica proposizionale è stata definita come una disgiunzione finita di zero o più letterali. A sua volta, un letterale è una variabile oppure una variabile negata. La clausola vuota, quella che ha zero letterali, è il falso. Ricordiamo anche che abbiamo dimostrato che ogni formula proposizionale può essere espressa in modo equivalente mantenendo i suoi valori di verità al variare delle valutazioni delle variabili come una forma normale congiuntiva, ovvero come una congiunzione di clausole. È più semplice e conveniente immaginare una clausola come l'insieme dei suoi letterali. Allo stesso modo, è più semplice e conveniente per quanto intendiamo fare pensare ad una forma normale congiuntiva come ad un insieme di clausole. Pertanto, una forma normale congiuntiva può anche essere rappresentata come un insieme di insiemi di letterali. Quanto intendiamo introdurre in questa lezione è un sistema di deduzione basato sulle formule espresse in forma normale congiuntiva e che è costituito da una singola regola di inferenza, la risoluzione. La risoluzione è definita come segue. Date due clausole alfa e beta, tali per cui per un qualche letterale L, L appartiene ad alfa e la negazione di L appartiene a beta, si costruisce la clausola risolvente. La clausola risolvente è costituita da tutti i letterali di alfa meno L e da tutti i letterali di beta meno la negazione di L. Scrivendo questa definizione in forma di regola di inferenza, come si vede nella slide, la regola di risoluzione ha come conclusione la clausola A unione B e come premesse A unione il letterale L e B unione il letterale non L. La nozione di dimostrazione in questo sistema di calcolo è come segue. Dato un insieme di clausole S, le assunzioni, una dimostrazione per risoluzione della clausola R, la conclusione a partire da S, è una sequenza finita C1Cn di passi tali per cui l'ultimo passo Cn è la clausola conclusione R e per ogni passo intermedio tale passo o è una assunzione, quindi C con I appartiene ad S, oppure C con I è il risultato dell'applicazione della regola di risoluzione, pertanto il risolvente di due passi precedenti, Cj e Ck. Scriveremo che R si deduce da S per risoluzione con la notazione indicata per denotare una derivazione di R da S. Nel caso speciale in cui la conclusione sia il falso, una dimostrazione del falso da S è detta refutazione. La regola di risoluzione è corretta. Formalmente, siano A e B due clausole ed R un loro risolvente. Se A e B sono vere, allora anche R è vera. Se R è il risolvente di A e B, allora R è ottenuto per risoluzione da A e B, quindi A è della forma A' unione L e B è della forma B' unione non L con L un letterale e il risolvente è della forma A' unione B'.
prendiamo una qualsiasi valutazione di variabili e la corrispondente interpretazione. Se il letterale L è valutato ad 1, allora necessariamente, dato che per ipotesi B è valutato a 1, B' è valutato a 1 e quindi R è interpretato in 1. Altrimenti il letterale L è interpretato in 0. Ma questo significa che, essendo A interpretato in 1, necessariamente A' è interpretato in 1 e quindi anche R viene interpretato in 1. Il sistema di deduzione per risoluzione è particolarmente efficace per studiare la soddisfacibilità. Infatti, un insieme finito di clausole S è insoddisfacibile se e solamente se è refutabile. La dimostrazione è per contraddizione. Quindi supponiamo che S sia refutabile e supponiamo anche che S sia soddisfacibile. Questo significa che esiste un'interpretazione che rende S vera. Per induzione sulla dimostrazione e per l'enunciato 12.3 è immediato concludere che il falso deve essere valutato in 1, il che è chiaramente impossibile. Pertanto S deve essere insoddisfacibile. Nella direzione opposta, supponiamo che S sia insoddisfacibile. Per induzione su N dimostriamo che se è un insieme di clausole insoddisfacibile e contiene esattamente N variabili distinte, allora T è refutabile. Se N uguale a 0, allora necessariamente T è l'insieme che contiene esclusivamente il falso, in quanto T vuoto è soddisfacibile da qualsiasi assegnamento. Pertanto T è refutabile nel modo banale, per definizione della derivazione. Se T contiene N più 1 variabili, possiamo supporre, senza ledere la generalità, che nessuna clausola di T contenga un letterale e contemporaneamente la sua negazione. Infatti, se ciò accadesse, quella clausola sarebbe equivalente al falso. Di conseguenza, il risultato sarebbe banale. Pertanto, prendiamo una variabile X e costruiamo i seguenti insiemi. T di X, che corrisponde all'insieme delle clausole di T deprivate della X e tale per cui non X non appartiene a C. Costruiamo T' di X, che è l'insieme delle clausole di T tali per cui non contengono la negazione della variabile X. Costruiamo T di non X, che è l'insieme delle clausole di C deprivate di non X e tali per cui X non appartenga a C. E infine costruiamo T' di non X, che è l'insieme delle clausole C appartenenti a T tali per cui X non appartenga a C. Osserviamo che T di X e T di non X sono insoddisfacibili e contengono esattamente N variabili. Mentre è ovvio che T di X e T di non X contengano esattamente N variabili, se T di X fosse soddisfatto da un qualche assegnamento sigma, allora estendendo sigma ad X, ponendo sigma x uguale a 0, renderemmo vero T contro ipotesi. In maniera del tutto analoga, si prova che anche T di non x è necessariamente insoddisfacibile. Pertanto possiamo applicare l'ipotesi induttiva a T di x e a T di non x,
ottenendo che t di x è refutabile e t di non x è refutabile. Nelle due dimostrazioni possiamo ripristinare la variabile x dove sia stata tolta e otteniamo una cosa fra due: o t' di x è refutabile, cioè dimostra il falso, oppure t' di x dimostra x, e analogamente t' di non x dimostra il falso, oppure t' di non x dimostra non x. Se t' di x dimostra il falso, oppure t' di non x dimostra il falso, allora anche t dimostra il falso, in quanto t' di x e t' di non x sono sottoinsieme di t. Pertanto abbiamo concluso dimostrando l'asserto del teorema. Altrimenti t' di x dimostra x e t' di non x dimostra non x. Quindi, in particolare, t dimostra x e t dimostra non x, appunto perché t' di x e t' di non x sono sottoinsieme di t. Quindi, applicando la regola di risoluzione, t dimostra il falso, ovvero t è refutabile esattamente come intendevamo dimostrare. La regola di risoluzione presentata finora si applica alla logica proposizionale classica. Se passiamo al linguaggio al primo ordine, abbiamo bisogno di introdurre una nozione ulteriore. Una sostituzione si dice unificatore di un insieme di termini T1 Tn se, applicando questa sostituzione a tutti i termini, otteniamo sempre lo stesso elemento. Un insieme T è pertanto detto unificabile se esiste un unificatore per esso. Una sostituzione sigma è più generale di una sostituzione teta se esiste una sostituzione mu tale per cui teta possa essere espresso come sigma dopo nu. In termini concreti, sigma è più generale di teta se sostanzialmente istanzia meno variabili di teta. Se prendiamo una sostituzione sigma che sia un unificatore per un insieme T di termini, sigma è detto unificatore più generale se per ogni altro unificatore dello stesso insieme di termini sigma è più generale di teta. Vale il seguente teorema: se un insieme T di termini è unificabile, allora T ha un unificatore più generale unico a meno di ridenominazione delle variabili. Non dimostriamo questo teorema. La traccia della dimostrazione consiste nel dimostrare la correttezza e la terminazione di un semplice algoritmo che decide se T è unificabile e, nel caso, costruisce l'unificatore più generale. Sebbene la dimostrazione non sia particolarmente complessa o difficile, essa è alquanto tecnica e soprattutto non è essenziale ai nostri scopi. In aggiunta, occorre considerare che gli algoritmi di unificazione effettivamente in uso sono decisamente più sofisticati di quello fornito da questo semplice algoritmo perché richiedono una maggiore efficienza. La regola di inferenza di risoluzione può essere impiegata nella logica al primo ordine. Tuttavia, in questo caso, invece di avere variabili proposizionali, abbiamo formule atomiche, quindi siamo obbligati a considerare letterali formati da formule atomiche e da formule atomiche negate. Chiaramente, la presenza di variabili per oggetti in un universo invece che variabili che stanno per valore di verità complica le cose. E per risolvere queste complicazioni abbiamo necessità di impiegare il concetto di unificazione. Come nel caso proposizionale, la regola di risoluzione al primo ordine
parte da due clausole A e B per calcolare una clausola detta risolvente. Non lede la generalità immaginare che le variabili libere presenti in A siano disgiunte dalle variabili libere presenti in B. Al peggio è sufficiente rinominare le variabili presenti in una delle due clausole. Se esistono due insiemi di letterali non vuoti, A1M in A e B1BK in B, tali per cui la loro unione sia unificabile, allora la clausola risolvente è data da la clausola in cui sottraiamo A1M da A, sottraiamo B1BK da B e uniamo il risultato, e il risolvente è l'unificazione di questo oggetto, esattamente come si può leggere nella slide. Sigma è l'unificatore più generale per L. Il risultato fondamentale per la risoluzione al primo ordine è che un insieme finito di clausole al primo ordine è insoddisfacibile se e solo se esso è refutabile. La dimostrazione è alquanto complicata ed è omessa. A commento notiamo che la regola di inferenza di risoluzione al primo ordine appare alquanto complessa e macchinosa. In effetti è una regola inadatta al calcolo umano, ma è particolarmente efficace nel calcolo automatico, quindi è una regola adeguata e pensata per essere utilizzata attraverso un calcolatore.